Salve naufraghi, oggi vi racconto di una piccola scoperta che ho fatto il 3 agosto. Comincio a dare una frugata alle carte satellitari, finisco frugando le carte molto lontano, infatti finisco a sud di Siniscola, nella zona di Santa Maria. Per l'esattezza trovo questa bellissima caletta. Almeno a giudicare dalle immagini satellitari, questa caletta ha di particolare che si trova nei basalti. Questa colata basaltica ve l'ho fatta già conoscere, è la colata basaltica del Gollei, ma questa volta volevo andare a vedere cosa succede quando il basalto incontra il mare. E quindi ho pensato di andare a vedere questa piccola caletta. Su Google Map gli viene dato il nome di Caletta di Abbadrucche, che vuol dire acqua dolce. Di Caletta di Abbadrucche ne esistono altre più famose, questa è abbastanza sconosciuta. Mi sono recato prima a Siniscola, poi da Siniscola sono sceso fino a questo bivio. Da questo bivio ho seguito questa stradina bianca fino al parcheggio, che si trova qui, e qui parte il sentiero. Un piccolo sentiero di trekking è percorribile soltanto a piedi, che segue la costa verso nord e arriva fino alla caletta Abbadrucche. Come fate a capire che siete sul sentiero giusto? Perché all'imboccatura del sentiero, nel parcheggio, ci sono dei monoliti di calcare del Mesozoico, dei blocchi di roccia bianchissima inconfondibili. Da qui parte il sentiero, attraversa un cancelletto che ho seguito per circa 700 metri. Abbiamo beccato un primo ingresso che porta sulla scogliera, ma non c'era un accesso al mare che fosse praticabile. Qui vi ho fatto vedere i basalti che sono tutti fratturati a formare un mosaico poligonale. Queste fratture si formano durante il raffreddamento del basalto e sono dovute alla contrazione. E dà al basalto una caratteristica forma a colonne. Il sentiero è tutto in pianura fino al momento in cui interseca questo torrentello che ha scavato nella colata basaltica del Gollei una valle poco profonda nella viva roccia. Si trovano delle pozze che sono piene d'acqua anche in questa stagione, anche se acqua stagnante, veramente poco invitante, ricca di alghe, di cianobatteri, un po' fetente, diciamo. Lungo questa valle si possono trovare molte specie vegetali tipiche delle ripe dei fiumi, oleandro, giunchi e altre specie di cui vi metterò il nome nel video. E da qui siamo riusciti ad accedere al mare. Io adesso vi lascio alle immagini dell'escursione. Salve naufraghi, ci troviamo in una pianura. Questa pianura è strutturale, è dovuta al tipo di roccia che la costituisce. Questo è un altopiano basaltico, quella che in sardo viene chiamata anche giara e che in geologia prende il nome spesso di plateau basaltico o colata basaltica. Che sia basalto lo capiamo subito guardando i muretti a secco della zona, che sono fatti pressoché al 99% di basalto, tranne qualche frammento di calcare del Mesozoico, perché siamo vicinissimi al Supramonte. Questa infatti è la colata basaltica del Gollei. Siamo nella propaggine più orientale della colata basaltica del Gollei, tra Siniscola e Dorgali. L'abbiamo incontrata nelle sue propaggini più occidentali quando siamo andati alla Naittu, quindi nel lago del Cedrino, e questa volta invece andiamo a vedere la parte della colata del Gollei
che si affaccia sul mare, che arriva sul mare. Questa colata basaltica nel suo avanzare è arrivata al mare. Chiaramente il mare, nei milioni di anni che ci separa dall'eruzione vulcanica che ha originato questa colata, ha fatto il suo lavoro di erosione, trasformando il fronte della colata in una falesia basaltica. Andiamo a vedere qualche carattere diagnostico del basalto. Quindi il basalto appare come una roccia grigio scura, quasi nera, cambiando orientazione del punto di osservazione rispetto alla fonte di luce, in questo caso il sole. Vediamo dello sbrilluccicare, queste sono le facce dei cristalli microscopici che compongono la nostra roccia. Quindi è una roccia microcristallina, vescicolata. Se noi potessimo andare a fare la prova del graffio, troveremmo una durezza superiore a 6, superiore all'acciaio. Questo perché questa roccia è fatta completamente da silicati. Il minerale dominante è un plagioclasio calcico. Il plagioclasio calcico è incolore e quindi dà un colore grigio alla roccia. Insieme al plagioclasio calcico si trovano microliti di pirosseno e questo gli dà il colore scuro. Per di più osserviamo delle vescicole. In alcuni campioni la roccia appare veramente molto vescicolata. Vediamo che in alcuni campioni le bolle sono allineate, questo vuol dire che la lava era pressoché ferma e le bolle risalivano verso l'alto. In altri campioni le bolle sono allungate, questo ne indica probabilmente un flusso, quindi una lava che ha conosciuto sia momenti in cui scorreva sia momenti in cui sostava ferma, dando origine a delle perle di bollicine da degassazione. È una roccia magmatica tipica di eruzioni effusive. A causa della rapidità di raffreddamento, dovuta al fatto che è una roccia vulcanica, i cristalli sono rimasti piccoli. Questo tipo di paesaggio, le colate basaltiche, le giare, i plateau basaltici, in estate appaiono secchi e desertici, ma in inverno, a causa dell'impermeabilità che caratterizza queste rocce, impermeabilità all'acqua, si trasformano in acquitrini e ospitano anfibi, piante acquatiche, anche molto strane, molto rare, e danno origine a un paesaggio tipicamente sardo, un ecosistema chiamato tundra sarda, fatto proprio di piccoli laghetti, pozze, eccetera. Ci siamo portati tanta acqua, ci siamo bagnati il cappello, zaino in spalla e si parte. Da qui, dal parcheggio fino alla cala Badrucche, ci sono circa 750 metri. Bisogna passare fra questi due grossi blocchi di calcare di orosei, è un calcare del Mesozoico, che qui viene coltivato e chiamato appunto Orosei perché viene dalle cave del comune di Orosei. È un calcare ricco di fossili, io ve li mostro, non so se si vede qualcosa. Comunque, da qui parte il sentiero, 750 metri, mettiamoci in marcia. Mi raccomando, come sempre in campagna, se vi capita di aprire un cancello, richiudetelo sempre, perché non potete sapere il danno che fate, può scappare bestiame. Qui vediamo che la flora è costituita da cisto. Come vedete al cisto gli si stanno seccando le foglie, perché per il cisto l'estate equivale all'inverno, cioè il periodo di inattività vegetativa. Poi abbiamo piante introdotte come l'eucaliptus.
rettifico, quella pianta che ho chiamato eucalipto non era una varietà di eucalipto, quella con la resina, ma è probabilmente un'acacia, perché la si riconosce dai frutti, che sono dei baccelli molto simili a quelli delle leguminose. Ginepro, palmanana. Molto probabilmente questa è una zona che è stata in qualche modo rimboschita. Abbiamo anche la calicotome villosa, molto spinosa, dalle spine molto dolorose. Vediamo dei tronchi che testimoniano che questa zona è stata incendiata e la macchia che vedete è ricresciuta dopo l'incendio. Siamo arrivati nell'ingresso appena a sud di Cala Badrucche, quindi andiamo a vederci il mare. Il mare sembra calmo, qui i fenomeni erosivi hanno eroso il suolo, quindi il basalto affiora in superficie. Come vedete, il basalto ha delle fratture poligonali, sono dovute alla contrazione del basalto durante il raffreddamento della colata stessa. Qui vediamo, molto interessante, dei punti del basalto più ricchi di bolle. Quelli sono camini di degassazione, questi. Mentre le zone circostanti sono praticamente prive di bolle. Quella che vediamo lì è un'erosione alveolare, a nido d'ape, e lì abbiamo Badrucche. Speriamo che ci sia un accesso al mare. Thank you.
Bagnetto fatto, le specie che abbiamo visto sono le stesse più o meno che abbiamo visto in altre zone della Sardegna. Questa pianta si chiama finocchio marittimo ed è una pianta fortemente aromatica, cresce tra le rocce sia di zone calcaree che di zone basaltiche, come potete vedere, ed è presente nella cucina tradizionale sarda, tant'è vero che si fanno sia dei liquori, ma soprattutto credo che si facciano impanate fritte come dolce, però non è usuale trovarlo nelle tavole o nei ristoranti. Un tamericcio, Tamarix gallica, specie tipica delle ripe dei fiumi, infatti viene definita vegetazione riparia. Vabbè, la palma nana. Questo giunco, di cui vi metterò anche di questo il nome scientifico, un'altra specie riparia, l'oleandro, anche questo cresce negli alvei dei fiumi, è una pianta purtroppo velenosa. Un percorso praticamente tutto al sole, quindi mi raccomando, bisogna portarsi cappello, acqua in abbondanza, il percorso non è lungo, quindi si può fare tranquillamente in giornata, andata e ritorno. Io l'ho fatto in una mattina, bagno compreso. Una cosa che avrete notato nelle immagini dell'escursione è che non c'è sabbia. Perché? Perché il basalto è una roccia vulcanica microcristallina che quando viene sottoposta all'azione degli agenti atmosferici, la pioggia, l'umidità, il sole, il freddo, non dà origine a sabbia, si può frantumare in blocchi, ma raramente dà origine a granelli di sabbia. Più che altro dà origine ad argilla, perché il basalto, i minerali che formano il basalto, vengono alterati dall'acqua e dagli agenti atmosferici e trasformati in minerali argillosi. Spero che il video vi sia piaciuto. A presto, al prossimo video.